Ciao a tutti, oggi andremo a preparare una ricetta veramente facile e veloce. Andremo a preparare delle sfogliatine alla Nutella. Per prepararla avremo bisogno della pasta sfoglia, io andrò a utilizzare questa della Buitoni. Poi avremo bisogno di Nutella, ovviamente, zucchero e un po' di latte. L'ideale sarebbe utilizzare una pasta sfoglia rettangolare perché dovremmo tagliare dei rettangoli, però si può preparare anche con quella rotonda come sto facendo io. Quindi, una volta presa la vostra pasta sfoglia, ritagliate i vostri rettangolini. Potete decidere voi la dimensione, se farli più grandi o più piccoli. Sulla metà dei rettangoli che avete realizzato, dovete praticare dei tagli con un coltello. In questo modo, in base alla dimensione del mio rettangolo, vado a fare taglietti. Mi raccomando, lasciate un po' di spazio lungo i bordi. Ecco, ora vi farò vedere come procedere. Allora, adesso ho preso una teglia da forno, l'ho rivestita con carta da forno e sopra vado a mettere i rettangoli che ho ritagliato. Sopra i rettangoli vado ad aggiungere un po' di zucchero, potete utilizzare sia lo zucchero normale che lo zucchero di canna. Dopo aver messo lo zucchero, con le dita spingete un pochino in modo da incorporare lo zucchero alla pasta sfoglia. Ora qui al centro andiamo a mettere un po' di Nutella, proprio al centro. Mi raccomando, fate attenzione, non sporcate i bordi. Dopo aver messo la Nutella, utilizzando un pennello, andate a spennellare i bordi. Ecco. Così. Veramente una ricettina semplice semplice. Anche con la Nutella decidete voi la quantità, se preferite aggiungerne di più o di meno. Dopo aver spennellato i bordi, prendiamo un altro rettangolo, quello dove abbiamo praticato i tagli, ecco, vedete, e lo andiamo a mettere sopra. E con le dita sigilliamo un po' i bordi. Così, vedete? Semplicissimo. Faccio vedere anche quest'altro. Procedete in questo modo fino a completare tutti i vostri rettangoli. Allora, questi sono i miei rettangolini. Se avete la sfoglia rettangolare non avete degli avanzi, io ho quella tonda, vedete, ho comunque degli avanzi di sfoglia, però li vado a utilizzare lo stesso, ad esempio potete fare dei pacchettini, non si butta via niente, eh? Mettiamo un po' di Nutella, facciamo dei semplici pacchettini in questa maniera. Della forma, scusate, ecco, oppure mettiamo un po' di Nutella, questo rettangolo che è rimasto solo, soletto, mettiamo un po' di Nutella, chiudiamo in questo modo e poi tagliate sopra. Divertitevi a creare nuove forme. Adesso vado a infornare a 180 gradi. I tempi di cottura ve li dirò dopo per essere più precisa. Ecco, le sfogliatine sono pronte, le ho tenute in forno 15 minuti, poi le ho lasciate raffreddare un pochino. Adesso vado a mettere un po' di zucchero a velo. Come avete visto sono veramente semplici. Adesso ve ne taglio una così ve la faccio vedere anche tagliata. Eccole qui, queste sono le sfogliatine all'interno.
Come avete visto, sono veramente semplici da preparare. Se la ricetta vi è piaciuta, se provate a farle, fateci sapere. E come dice Chiara, speriamo che mi ricordo, cucinare è un piacere, farli insieme è ancora più semplice e divertente. Cucinate insieme a noi. Ciao a tutti!